scuola che dietro questa percezione del tempo c'è un tempo preciso e rigoroso, che è quello della fisica, che passa, che è misurato dagli orologi, che è uguale per tutti, che va dal passato verso il futuro e che è univoco, solido. Il libro che ho scritto, L'ordine del tempo, parte da questo e come prima cosa racconta che quello che la fisica dell'ultimo secolo ha mostrato è che il tempo non è fatto così. Il mondo non è guidato da un passaggio del tempo tutto insieme, come fosse un direttore d'orchestra che dà il tempo a tutti i suonatori, ma da tanti orologi che si intersecano, e le equazioni della fisica non descrivono come evolvono le cose nel tempo, ma come evolvono le cose ciascuna nel proprio tempo e poi come evolvono i tempi gli uni rispetto agli altri. Newton ci ha dato una matematica del tempo, Einstein ci ha dato una matematica estremamente più complessa del tempo, questa, quella del tempo che può essere allungarsi, accorciarsi, il tempo che può essere prima e può essere dopo. Il mio lavoro, che è il tentativo di scrivere l'equazione della gravità quantistica, quindi mettere le teorie di Einstein insieme alla meccanica quantistica, è ancora un tentativo di comprendere la matematica del tempo. Qual è la nozione di tempo che deve supportare, deve stare dietro, deve stare insieme alla descrizione più completa del mondo che abbiamo oggi. Il punto di arrivo della fisica fondamentale è che alla fine di questo litigare col tempo, nelle leggi fondamentali del mondo, la cosa più semplice è dimenticarsi completamente il tempo e scrivere le leggi fondamentali del mondo come se il tempo non ci fosse. Questo è quello che, diciamo, la frase il tempo non esiste, il tempo per noi esiste ovviamente, ma nelle leggi che mettono insieme la realtà generale, la gravità quantistica, nelle leggi di base dell'universo fisico, io sono convinto che e molti come me sono convinti, anche se non tutti, che la quantità tempo non ci debba entrare. E c'è stato un lungo sforzo in questi decenni di capire come questo sia possibile, come sia possibile descrivere il mondo senza usare la nozione di tempo e descriverlo in maniera coerente.